Per me il fantastico è il motore del progresso. Possono essere fantastiche anche le cose reali, anzi sono soprattutto quelle ad essere fantastiche. Un mondo fantastico me lo immagino come un mondo dove l'assurdo è reale. Per me la lettura è una cosa fantastica. Fantastici sono i bambini, perché quando sto con loro mi ritrovo a guardare il mondo con i loro stessi occhi. Credo che già il mondo ci fornisca tutto ciò che di fantastico ci possa essere. Per me il fantastico è la rappresentazione della parte irrazionale di ogni uomo. E mi rifugio nella fantasia perché mi consente di trovare delle soluzioni ai miei problemi. Per me fantastico sarebbe diventare una scrittrice, perché oggi più che mai il mondo ha bisogno di sognare. Il mondo fantastico mi permette di realizzare ciò che è lecito e ciò che è illecito. Io sono un personaggio fantastico. Un'esperienza fantastica che ho vissuto è stata la gita in Grecia, che è stata veramente una gran figata. Il fantastico è una corsa sulla spiaggia, una mattina d'estate, quando è la mente a correre più veloce dei piedi e non esiste confine. Noi siamo fantastici! È vero, è vero! Voi siete fantastici! Ma anche voi che siete al di là dello schermo, ben trovati qui a Per un pugno di libri come ogni domenica alle 18 su Rai 3. Avrete intuito che la parola di oggi, il tema qui attorno al quale giocheremo e ci legheremo è fantastico, il fantastico. E qual è il libro che vi viene in mente appunto da associare a questo aggettivo? Forse l'opera omnia di Pippo Baudo, che presentava questa trasmissione, si chiama Fantastico? No, mi riferisco a Bestiario di Julio Cortázar. Abbiamo appurato che questa è la pronuncia giusta e l'abbiamo, dopo lunghe discussioni con Piero Dorfles, siamo giunti a questa conclusione. Ben trovato, Piero. Buonasera. Buon pomeriggio o buonasera a lei. Allora, siamo a posto, no? Cortázar, abbiamo anche chiesto ai madrelingua, perché prima ci siamo scannati, ci siamo anche picchiati, adesso poi ci hanno ritruccato, insomma non si vede niente, però tra Cortázar e Cortázar c'è anche l'accento, diceva Piero, e giustamente ha ragione lui, ancora una volta. Ebbene, questa è una raccolta di racconti, che è questo autore argentino, anche se poi no, è nato da un'altra parte, comunque insomma... Cosmopolita, diciamo. Come farà adesso a fare il riassunto di questi racconti? Parlerò d'altro. Ecco, prego allora, un minuto a sua disposizione. Sono racconti fantastici, come avrete capito, ma c'è qualcosa che li lega sicuramente, non soltanto il fatto di essere tutte espressioni di una letteratura fantastica, sono anche espressioni di qualcosa che ha a che fare con il rapporto che c'è tra la natura, gli animali per l'appunto, e l'uomo. Cosa succede? Che in quasi tutti questi racconti c'è un punto in cui la natura prorompe, entra dentro la storia, diventa mistero, diventa qualcosa con cui è difficile avere a che fare, come nella storia dove c'è un signore che sputa dei coniglietti, come nella storia in cui c'è una tigre che cammina per una casa, non si sa dove sia, bisogna stare attenti a non entrare nella stanza sbagliata, se no si viene mangiati, e come nella storia in cui degli strani animali devono essere nutriti e trattati in modo particolare. Insomma, molto spesso in questi racconti quello che tende a essere la parte centrale del racconto è il nostro rapporto con quello che è naturale, noi che siamo soprattutto cultura. E delle bestie ogni tanto. Grazie. Grazie e complimenti, come sempre, a Piero Dorfles per questo succoso riassunto. Ora, prima di andare a conoscere i ragazzi che sono venuti a giocare qui con noi, alcuni facendo molta strada, altri facendo nemmeno, ma insomma sempre lodevole e bello vedere questi ragazzi che appunto vengono a giocare in una trasmissione in cui non si fa altro che così chiacchierare intorno al tema dei libri e della letteratura. A proposito di libri, se siete interessati a vincerne alcuni, in questo caso 5, perché ripartiamo proprio dalla base, essendo stata indovinata la definizione scorsa, vi do una nuova definizione, vale a dire solitudine al ministero, in realtà già lanciata credo domenica scorsa, ma non abbiamo fatto in tempo a sentire telefonate. Quindi solitudine al ministero è il nuovo mistero da svelare, chiamando il numero 06
06 86 32 82, lo ripeto perché è cambiato, 06 36 86 32 82. Potete chiamare e prenotarvi fino al giovedì alle 18 e verrete richiamati poi dalla nostra redazione. Sentiamo quindi le prime due telefonate di oggi. Pronto? Ciao, sono Marina. Marina, eccoti qua, sentivo una voce prima a basso volume, adesso invece più forte. Marina, chiami da? Dalla provincia di Pavia. Dalla provincia di Pavia. Ben trovata Marina. Qual è la tua idea che si associa a questo? Io ho pensato all'Isola del Tesoro. Ma come ha fatto? Allora era facile. Sì, è questo Marina, è questa la soluzione. Lei dice che era facile. Ma, no, a me sembrava difficilissimo, tanto più che tra tutti i ministeri disponibili ce n'è tanti, ha trovato proprio quello giusto. Marina, come hai fatto? Innanzitutto ripetiamo, l'Isola del Tesoro, solitudine al ministero, insomma questa era la risposta esatta. Come ci sei arrivata? Non lo so, ho pensato ai nomi dei principali ministeri e da tesoro poi sono arrivata... Poi a solitudine, isola, eccetera. Procedimento eccetera. Corretto. Perfetto, Marina. Solo 5 libri, ma spero siano di tuo gradimento e sì, azzecchino, certo, diciamo, il genere che più ti piace. Grazie di aver giocato. Grazie con noi, buona domenica. Buon proseguimento. Grazie. Grazie. E quindi noi proseguiamo, appunto, giustamente dando la nuova definizione, che speriamo duri un po' di più. Questa volta, appunto, è stata bruciata velocissimamente. Collaudo divino. È tutto attaccato, divino come aggettivo, non di staccato vino. Collaudo divino, questa è la nuova definizione, sentiremo più avanti, appunto, nuove telefonate, nel frattempo potete riflettere. Collaudo divino, 06 36 86 32 82. Vado qui alla mia sinistra, caro Dorfles, a andare a stringere la mano a Jacopone da Todi, in persona, no, a Jacopo. Jacopo è il portavoce del liceo classico, guarda un po', Jacopone da Todi, appunto, di Todi, è così, la classe è la terza B e per così, in caso di difficoltà, si è portato la Chiara che lo aiuterà appunto a portare la voce, diciamo così, però per portare la voce avrei bisogno del microfono, Chiara, se vorrai dire qualcosa. Allora, andiamo a conoscere questi ragazzi, oltre ai coniglietti, vedo che siete rimasti in tema appunto con i racconti di Cortázar. Cortázar. Allora, Jacopo disegna e legge fumetti? Sì. Confermi. Recita con il laboratorio scolastico della scuola? Sì, pure. Si provicchia. Ascolta di preferenza musica rock e tutti i Led Zeppelin? No, su tutti i Led Zeppelin. Tutti. Passiamo quindi a Chiara, che, alla quale piace molto scrivere e per di più leggere. Infatti qua leggo, la sua passione principale è la lettura associata alla scrittura. E non l'ho capita. Sì. Che vuol dire? No, la lettura associata alla scrittura, nel senso che con un occhio leggi, con l'altro scrivi, sì, con la mano riesci scrivo. A fare una cosa del genere, no, sono tutte e due, sì. Diciamo, è soltanto scritto in una forma curiosa, diciamo. E c'è un gatto a cui tiene molto, che si chiama Mio. Mio, perché è mio. Beh certo, sembra, no, si chiamava suo, tu, e in questo momento starà sicuramente guardando la TV, visto che il libro di oggi appunto è Bestiario, no, di Cortázar, vuoi salutarlo? Sì, ciao Mio. Ah, no, dicevo Cortázar, se volesse salutato il gatto Mio, il suo gatto. E grazie allora ai nostri ragazzi umbri e passiamo invece ai salentini, ci spingiamo giù verso Nardò e troviamo belli oggi due classi molto vivaci che applaudono, molto carini. Allora, portavoce è Enrico. Perché ha scelto perché ha la faccia tosta? Dicono. Dicono così. Te la riconosci questa faccia tosta tu? Un pochino, dai. Un pochetto di faccia tosta. Mi rendo conto in questo momento che o sta scritto sotto. No, la vostra classe, presentala tu, Enrico, perché non ce l'ho scritta qui. Voi sì, siete la. Siamo la terza del liceo classico di Nardò, terza di Lecce. Del liceo classico di Nardò. Galileo Galilei. Galileo Galilei, perfetto. Grazie per avermi fatto, insomma, tolto questa incombenza, diciamo. Allora, ha la passione per lingue straniere, studia inglese e spagnolo da più di 5 anni. Non a caso è lui che ci ha detto che bisogna pronunciare Cortázar. Non è, sì. Julio Cortázar. Ancora, puoi prendere anche la lingua di me? Cortázar, no. Ci limitiamo all'accento, Cortázar, facciamo un po' così. Vabbè. Come si dice per un pugno di libri in spagnolo? Por un pugno de libros. Por un pugno de libros. E Piero Dorfles in castellano? Il signor Don Piero Dorfles. Don Piero Dorfles, ma sì, sì. Sta bene Don Piero Dorfles. È come Zorro. Come Zorro. Don Diego de la Vega.
El Zorro, che vuol dire volpe, tra l'altro. Vero? Sì, sì. Quante cose si imparano, guarda, per un pugno di libri, sai che Zorro, poi magari altre cose, no, però almeno questo. No, certo. Auguri anche a voi per tutte e due le classi, per cominciare a giocare. Qui per un pugno di libri e ovviamente il primo dei nostri giochi è notoriamente lo gnommero. Eccola qua, allora aspettate sempre, come sempre, ad aprirla. Facciamo testo. Ah, questo è un euro, perché ci sono degli euro stranissimi. Qua c'è una specie di stella, questa chissà dove verrà fatta. E da qua c'è, vabbè, il classico un euro. Chiara, dimmi un po'. Uno o stella? Uno, due, tre? Stella. Infatti è stella, vabbè. Allora, resto qua. Non guardare, aspetta un momentito solo. Allora, potete aprire la busta in questo momento mentre io vi leggerò queste parole da mettere in fila. Si va da Cortázar a bestiario, passando per petrolio, Einaudi, nene, macchina, nere, Giulio, benzina, Torino, nero, Julio, tornio e poi bestiario. Allora, Jacopo, dimmi un po', allora, Cortázar, poi... Allora, calmi mica tanto, perché qua dopo tre secondi, allora, passo di là. Julio. Julio, sì. Poi Giulio. Sì. Traduzione. Einaudi. Sì. Torino. Sì. Tornio. Anagramma. Poi... Tre. Macchina. Due. Ok, macchina. Benzina. Sì. Petrolio. Sì. Nero. Sì. Nene. Sì. Bestiario. Nero. Nero. Attenzione, è stato un errore fatale, perché... Allora, io devo sentire ovviamente quello che dice il portavoce, perché sennò non posso sentire tutti quanti. Allora, cominciamo, Enrico. Cortázar. Sì. Poi Julio. Sì. Giulio. Sì. Poi andiamo a Einaudi. Sì. Chiaramente Einaudi Torino. Sì. Torino Tornio. Sì. Macchina. Sì. Benzina. Sì. Petrolio. Sì. Nero. Sì. Nere. Sì. Nene. Sì. Bestiario. Bestiario, mancava quello. C'era quel nere, nene, così, insomma, vabbè, è stato un piccolo, avete usufruito, diciamo, nella gran parte del percorso che avevano fatto loro. Non era complicatissimo questo gnomero da sbrogliare, vero, no, Dorfless? Oggi era abbastanza facile. Abbastanza semplice, però appunto questa è la testimonianza ancora una volta che bisogna stare appunto concentrati e ovviamente, insomma, un piccolissimo errore per correttezza, insomma, va valutato come tale. Quindi in questo caso i primi sei punti se li porta a casa Nardò. Dopo il primo gioco, se volete, sì, anche... Il primo libro che ci presenta Piero Dorfless. Da bestiario a bestie. Questo libretto di Sandone Dazieri è, come sempre i libri di Dazieri, un libro giallo. È la storia di un personaggio abbastanza complicato, è uscito di galera da poco, ha una storia molto complessa alle spalle. Fa il cuoco in un ristorante e lì a un certo punto nell'albergo del ristorante viene trovato un cadavere. Il poverino non ha nessuna responsabilità in proposito, tanto ufficiale lo mettono in galera, perché pare quando uno è pregiudicato la prima cosa che si fa è di metterlo in galera anche se non ci sono indizi. Ma poi il vero problema è che lui deve salvare la proprietà del ristorante, che è anche la sua amica, da una terribile minaccia, e cioè che le tolgano il fido in banca. E quindi è costretto a indagare. E indagando cosa scopre? Che c'è qualcuno che sta lavorando per portare animali esotici in Italia di contrabbando. Bene, come vedete la storia, anche qui va a finire con gli animali, e per certi versi questo ci dice che gli animali alle volte sono centrali nella storia dell'uomo, perché la sensibilità di oggi ci impedisce di trasportare animali esotici, di triturare i corni dei rinoceronti e fare altre cattiverie nei confronti degli animali. Abbiamo insomma sviluppato molta sensibilità nei confronti dell'altra parte della nostra natura, quella bestiale. Oddio, se ne fanno ancora di bestialità, però certo, sicuramente rispetto a un tempo sono diminuite. Andiamo avanti con il nostro secondo gioco, di qua o di là. E vengo di qua, perché appunto Todi al momento è in svantaggio. Questo c'ha un nome? Suo? Tuo? No. Eh? Le Roux.
con la R così pure, oui. Francese, per vedere il programma poliglotta oggi. Allora, Jacopo, quale lista preferisci tra la prima e la seconda? Vabbè, dicono la seconda. Dicono la seconda, vabbè, in realtà soltanto la seconda. Vabbè, insomma, due punti per ogni risposta esatta, avete anche il 50% di probabilità in più, ve le dico io, due opzioni. Michelangelo Antonioni dirige il film Blow Up, ispirato ad un racconto di Cortázar. Quale? L'autostrada del sud o la bava del diavolo? La seconda. La bava del diavolo. La portavoce, la vice portavoce dice la bava del diavolo, ma va bene. O parli col microfono, penso, altrimenti ripeto io, è meglio sempre che sia il portavoce stesso a rispondere. Comunque, la bava del diavolo, l'autostrada del sud, ispirò invece Jean-Luc Godard per il suo film Weekend, per chi volesse così andarselo a vedere. Mi sapete dire invece quale scrittore introdusse Cortázar nella casa editrice Einaudi? Elio Vittorini o Italo Calvino? Calvino. Ed è proprio Calvino. Bravi! Ultimo sforzo. Nel 1967 Cortázar incide un disco in cui legge alcuni brani della propria opera. Vero o falso? Vero. È praticamente il primo audiolibro che di cui si abbia traccia. Bene. Sei punti quindi per Todi, che raggiunge, diciamo, temporaneamente Nardò, a meno che poi non ci sia una debacle, che sbagliano tutte e tre, allora sarebbe pareggio, ma non credo andrà così. Allora, le vostre tre domande sono le seguenti. Avevo un fratello, io no perché sono figlio unico, è proprio questo virgolettato che vi sto leggendo. Non ci siamo mai visti, ma non importava. Avevo un fratello che andava per i monti mentre io dormivo. Lo amai a modo mio, gli rubai la voce, libera come l'acqua. Non ci siamo mai visti, ma non importava. Questi versi sono dedicati da Cortázar ad un suo fratello ideale. Di chi si tratta? Che Guevara o Simón Bolívar? Che Guevara. È il Che Guevara, giustamente, la risposta esatta. Bella, insomma, adesso è detta come domanda, ma insomma uno ci si sofferma anche un po' di più, vale la pena. Quale romanzo di Cortázar viene inizialmente rifiutato dall'editorial Losada perché contiene malas palabras, vale a dire parolacce, tu lo sai bene, divertimento o l'esame? Abbiamo chiesto quale romanzo viene rifiutato dall'editoriale Losada perché contiene parolacce. Quello che viene fatto illegale, come si chiama? Dopo questa breve consultazione, Enrico mi dice, gettando il cuore oltre l'ostacolo. Divertimento. È andata bene, Enrico, era divertimento. Ultima domanda anche per voi. Cortázar afferma di aver scritto il suo primo romanzo all'età di 9 anni. È vero o falso? Vero, vero. E questo nella prefazione è scritto. Sì. Infatti è così. Vai, ragazzi. 6 punti quindi anche per Nardò in questo secondo gioco. Resta invariata la distanza. 12-6. Dorfless. Michel Tournier è uno dei più grandi scrittori viventi. Venerdì o La vita selvaggia, oppure Venerdì e l'imbro del Pacifico, come si chiamava in un'edizione precedente, è appena stato ripubblicato da Salani. Meno male, perché è bene che questo libro circoli. Perché bene? Perché contemporaneamente è un libro di grandi avventure, di storie, ma è un libro di fantasia straordinaria. Quello che c'è in questa storia è il racconto di Robinson Crusoe, rivisto con gli occhi di un uomo di oggi, che lo guarda con l'attenzione di chi studia dentro quel famoso rapporto tra uomo e natura, tra Venerdì e il suo padrone, diciamo così, quello che è il vero motivo per cui noi abbiamo così difficoltà a uscire dalla dimensione della bestialità, della naturalità. Robinson Crusoe arriva sull'isola, dovrà vivere da solo e quindi la natura si impadronisce di lui. Lì c'è il nodo di tanti problemi della nostra vita. Siamo noi che controlliamo la natura o è lei che controlla noi? Questa è la storia di Venerdì. Diventa. E alla fine diventa una cosa di complicato, non posso anticipare la conclusione. Vabbè, non diventa un geranio, anche se la natura si impadronisce di lui. Vabbè, no, non l'ho letto, quindi veramente non so di cosa sto parlando. Allora, si regga forte adesso, perché a proposito di bestie... Io non oso pensare. Lo vedo arrivare non con, oso pensare con cosa orrore. Sta per procurarci l'arrivo dell'intruso. Eccolo qua, il nostro intruso, l'attore Giancarlo Ratti. Raccapricciante. Essere... o non essere,
Ok. No, io direi questo no. È il problema. Io direi non essere. Se perché... sia più la prego non di caso. No, sì, no. Eccomi, per carità, ma io penso che sia giusto un attore dignitoso, l'attore insomma, di prosa vero? Deve saper indossare qualsiasi costume, certo. E riempirlo con tutta la dignità appunto è molta di cui dignità sopra. C'è oggi. Bene, lei, sì. È, lei è l'attore? L'attore, lo dica, dica il suo nome e cognome. L'attore, sì, no, ma possiamo l'attore... glissare sul nome e anche sul cognome, facciamo finta, andiamo. Senti, avanti con vengo, gioia. Vengo più vicino a lei, l'attore, sì. Dica le sue generalità le agli generalità. Italiani. Sono nato a Rovereto il 9 agosto 1957, no. Nazionalità italiana, sì. Cognome Ratti. Attore di professione Giancarlo, quindi 53 Giancarlo anni portati, Ratti. È vero. Ricordate bene questo nome. Eccoci qua, in questo meraviglioso film di Dario Argento. Tutti, aspetti. Sì. Che adesso, no, poi mi taglia, Igor, lo so, no, è vero, so, certo. Il nostro regista Scofic. No, insomma, voi potrete dire io c'ero, quel io giorno c'ero. Io c'ero. Eccolo io no. Allora, io. Sa, lei, visto che si è truccato... Questa truccato, trilogia di Dario Argento... Perché? Suspiria, Aviaria, Bestiaria, eccoci qua, Bestiaria. Ci lei, siamo quale, arrivati, lei quale rappresenta? Un bestiaria, po chiaramente. Bestiaria, no, Aviaria, faccio, no, tutto aviaria, a posto? No, niente. Aviaria. No, no, appunto, volevo chiedere. Io sono chiedere. Uno di quelli del diario di bordo di questo bellissimo film, Bestiaria. Sì. C'è un episodio dove un signore con problemi di digestione vomita, aveva due opportunità. Io faccio parte di quelli che vengono vomitati, è vero, dei coniglietti, non di quelli altri che, ahimè, poveri, hanno una sorte. Ma siamo su Rai 3, tutta cultura questa. No, certo. Io sono stato vomitato e sono precipitato qua. Poteva andarmi peggio, ci sono altri animali in questi racconti. Orribili mancuspie, non so, scarafaggi avvelenati. C'è anche un raro esemplare di... Di? Come si chiamava? No. Maculatum, quel coso là, linceolato, liberculum, linceolato maculatum, detto se non altri, il Dorfles, di cui abbiamo qua il... Che fa, si avvicina l'unico Dorfles, esemplare Dorfles. Di linceolatum. Lei vorrebbe mettergli quella manona, quella zampa in testa, lo so, ma non osa farlo perché ha paura. C'ho paura di Igor e basta. Oh, a me è andata bene, poteva andarmi peggio, Io sono in uno di questi meravigliosi racconti. Ah sì, eh? Perché siamo nel fantasy, nel mondo della è fantasy. Sì, però lei sa che ci piace aderire anche un po' alla realtà, quindi se conosce la fine che fanno questi coniglietti, noi dobbiamo comunque... Che fine fanno i coniglietti? Che fine fanno? No, il titolo era un altro. Chi ha incastrato Roger Ratti era il titolo che lei avrebbe dovuto fare. Questo da tutone di Alessandro, il costumista. Abbiate pietà. Va bene, lo sparate tutte? Finiamo? Non lo so, vuole andare subito alle zio oppure... No, c'ho l'ultima cosa. Dica. Visto che siamo nel fantasy, racconto fantasy, se io chiedessi ai ragazzi di chiudere gli occhi, io sono coniglietto, giusto? Se chiudiamo tutti gli occhi, ci concentriamo e contiamo fino a tre, dovrebbe spuntare qua una coniglietta. Coniglietta, Miss Febbraio, non so, di Playboy, quindi me ne vado. Le piacerebbe che spuntasse Miss Febbraio. Chiudiamo tutti gli occhi. E se spuntasse la coniglietta... Dov'è Jacopone? Jacopone da Todi. Jacopone quando va al supermercato, il famoso Jacopone da Todis, ma non si doveva dire. Perché... Ma il re del calamburo. Un discount, dai, via. Non sarà mica che lei si è vestito così per fare pubblicità al programma radiofonico. A cui prendo parte. Sì. Vabbè, tutto c'è, basta. Il ruggito del coniglio. Dai, che sennò Igor... È pronto? Pronto. È pronto. Chiudiamo gli occhi. A recitare, diciamo, questo brano. Non riescono a chiudere gli occhi, è terribile. Si mette qua, guardi, l'ho trovato in una nuova posizione. Venga un po' più dietro. Non esce, esce Gegia, lo sapevo. Contiamo fino a tre. Si materializza a Lascia in pace Gegia, che tra l'altro se poi venisse qui, insomma, magari nella finale per omaggiare della sua presenza. Allora, voi non metta così un po' spintato. Non vedo. Problemi anche di vista, oltre a diciamo tutto il resto. Allora, consegno un attimo. Aspetti che mi sembrava di aver percepito prima un campanellino, sì, un trillo. Ah. E abbiamo la nostra Mima, che si chiama Maura. Puoi metterti qui intanto, io prendo le buste che riguardano appunto il jolly. Quale busta scegli tra blu e rossa? La rossa. Come sai, non dovrai muovere le labbra per non favorire i tuoi compagni e in 60 secondi dovrai mimare questo titolo. È chiaro? Qualche dubbio? No. Vai, così, è proprio così. Prego, vai, 60 secondi. 5, la seconda. Felicità. Divertimento. Allegra. Felicità. Allegra. Piacere. Compagni. Le allegre comari di Windsor. Le allegre comari di Windsor.
sa che c'è la versione, la famosissima Allegra e Comandi Windsurf, da cui lasci stare, un'estiva, guarda, è un'estiva. Abbia pietà, abbia pietà. Che ha fatto? L'ha tolto? Tolto? No, si, ecco, si rimetta. Allora, il jolly quindi se l'hai giocato Nardò, portandolo appunto a compimento. Adesso questo significherà che nel caso vincesse questa gara raddoppierà i punti. Prego, attore Ratti, aspetti un attimo, anzi che do queste buste ai nostri ragazzi, così hanno un supporto. Aspetta un attimo, Enrico, hanno un supporto in più sul quale controllare. Potete aprire le buste e possono partire 60 secondi con la lettura dell'attore Ratti. Prego. Quando sento che sto per vomitare un coniglietto, mi ficco due dita in bocca come una forbice aperta e aspetto di sentire nella trachea la peluria tiepida che sale come un'effervescenza di sali di frutta. Tutto è veloce e igienico, esplode in un brevissimo istante. Estraggo le dita dalla bocca e fra di esse stringo per le orecchie un coniglio. Vai là. Ma si un coniglietto è stato, bianco. È stato lei? No. No. Il coniglietto sembra entusiasta, è un coniglietto normale e perfetto. Eccolo. No, allora di no. Là. Ok. Allora sì, comunque il tempo è scaduto. No, nel senso il tempo c'è ancora, ma possiamo anche bloccarlo, nel senso che tutte e due le squadre hanno completato le loro risposte, hanno scritto appunto quattro. Questa è vostra, sì, non mi sono sbagliato. Questa qui è vostra, giusto? Confermate. Allora, forbice, trachea, entusiasta, esplode. Quattro risposte uguali per tutte e due le classi. Aspettate, adesso vi diciamo anche se sono giuste, Dorfless? Sì, sono giuste anche. Sono giuste! Cosa significa ciò? Significa che Nardò raddoppia i sei punti perché a parità di risposte esatte, come sapete, chi si prenota prima vince. Quindi Nardò aggiunge 12 ai 12 e si passa a 24 contro i 6. Bene, io raggiungo San Giovanni in Persiceto, dove è pronta una fricassea da Lino. Stia attento lei. Il ristorante di riferimento. A non finire nella fricassea, appunto, in quanto coniglio. Ci vediamo più tardi in uno dei suoi magnifici travestimenti, eh? Magari ci stupisca. L'attore Giancarlo Ratti. È sempre una meravigliosa emozione vedere. Vero, e meno male che non era estate. la replicheremo in estate. Addosso magari, sarebbe esploso. Sì. Sarebbe una bella tortura. Allora, torniamo alla nostra definizione. Ne abbiamo lanciata una all'inizio di trasmissione. Se non avete seguito questa puntata fin dall'inizio, ve la ripeto. Collaudo divino è la nuova definizione. Si riparte ovviamente da 5 libri. Il numero di telefono è 06 36 86 3282. Collaudo divino, divino appunto aggettivo, una parola unica. Sentiamo la telefonata, la prima relativa a questa nuova sessione. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ah, buongiorno, sono Federico D'Alecco. Federico D'Alecco, ben trovato Federico. Inizialmente volevo farvi complimenti per la trasmissione, la seguo ormai da parecchi anni. Noi è una vera perla di qualità in un mare di TV. Bene, grazie. Ci fa piacere, insomma, a prescindere dai riferimenti altrui. Grazie tante per i tuoi complimenti, e adesso però ci aspettiamo da te, anzi, insomma, altrettanta bravura nell'indovinare, diciamo, questo titolo misterioso che si nasconde dietro Collaudo divino. D'accordo, vedrò di fare del mio meglio. L'unico titolo che mi è venuto in mente è Giobbe di Joseph Roth. Giobbe. Ma molto ben pensato, complimenti, direi addirittura meglio di quello che è il titolo che invece dovrei indovinare. Purtroppo non è quello giusto. Il collaudo che fa il buon Dio su Giobbe effettivamente è piuttosto duro. Ha ragione, sarebbe magnifico. Purtroppo, diciamo così, l'allegoria è un'altra. Bella risposta, comunque complimenti, grazie. Un'ultima cosa, sì? Volevo fare un carissimo saluto agli amici di Como e a quelli di Ayuno. L'hai già fatto, perfetto. Grazie allora di aver partecipato. Sentiamo se c'è un'altra telefonata. Chissà se hanno fatto a tempo, insomma, i nostri telespettatori e telespettatrici a così elaborare nuove risposte. Sentiamo chi ha il telefono. Pronto? Pronto, sono Emilia da Castellanza. Ciao, il tuo nome? Emilia. Emilia, eccoci qua. 10 libri per te, Emilia. Io pensavo saggio sulla rigidità, con tema del divino, anziché tutto attaccato. Non abbiamo capito se hai già dato. Saggio sulla rigidità.
Saggio. Saggio sarebbe collaudo, divino, del vino. Sì. Però non è... No, non è quello non giusto, è questa, non ho capito bene, ma purtroppo non è quello. Saggio che... sulla divinità? No, sulla lucidità. Sulla lucidità, ecco, perché si sentiva male, giustamente, certo, okay. Emilia. Saggio sulla lucidità, col lato divino, giustamente, la molto, parola molto può essere... Molto raffinato, addirittura troppo, direi, rispetto a quello che è il nostro livello, di solito un po' più basso, complimenti, ma non è quello giusto. Grazie di aver partecipato, Emilia. Buona domenica a te, passeremo quindi a 15 libri dalla prossima telefonata. Riepiloghiamo, la situazione è Nardò 24, Todi 6, avete tutto il tempo ancora per rifarvi perché ci sono tanti giochi ancora davanti a voi, avete ancora un jolly tra l'altro da giocare. Proseguiamo quindi con Caccia al titolo. Bene, come sapete ci sono vari indizi che io seminerò così, in modo tale che voi possiate raccoglierli e andare a stanare questo titolo che si nasconde appunto attraverso questi, sotto questi indizi. Più ne leggo ovviamente meno libri vincete, però sapete anche bene che una risposta sbagliata regalerebbe i libri alla squadra avversaria, quindi starà a voi decidere quando intervenire. Il primo indizio. Niente par condicio, anche l'autore del libro misterioso può essere definito di sinistra come Cortázar, ma lo precede di oltre due secoli e lo anticipa di parecchi meridiani. Quindi di sinistra, due secoli prima, e lo anticipa di parecchi meridiani. Indizio numero due, anche in questo libro ci sono animali bizzarri. Anche qui ci troviamo in una dimensione fantastica in cui tutto è possibile e allegorico. Allegorico. Sento il rumore di cervelli che lavorano, che vanno lì a snidare titoli, a cercare riferimenti, trame, ma ovviamente è ancora un po' presto per pensare ad una risposta sicura ed esatta. Allora vi leggerò l'indizio numero 3. È un libro ricchissimo di spunti, romanzo d'avventura, satirico, fiabesco, è un capolavoro di ogni tempo. Quindi insomma, dicendo capolavoro di ogni tempo, è inutile aggiungere che è un libro molto molto conosciuto, appunto, con tanti spunti dentro. Nessuna prenotazione, nessuno squillo di tromba, quindi vi leggerò l'indizio numero 4, che corrisponde a 7 libri. I personaggi di Cortázar vivono prevalentemente in una Buenos Aires riconoscibilissima. Quelli del libro misterioso, invece, si muovono nei posti più improbabili. Posti improbabili, romanzo d'avventura, satirico fiabesco, animali bizzarri, allegorie e poi insomma le definizioni che riguardavano l'autore di questo libro, di questo romanzo. Bene, siamo forse prossimi ma ancora non ci siamo. Vi leggo l'indizio numero 5 che corrisponde a 6 libri. Vi do qualche nome di questi posti improbabili, vediamo se vi possono suggerire qualcosa. La puta... Lagado, Balni Barbi, si prenota con una trombetta un po' sfiatata, non è colpa vostra, adesso le facciamo sistemare. Si prenota Nardò, Enrico mi dice? I viaggi di Gulliver. I viaggi di Gulliver, voi che ne pensate? Sì. Stavate per dire quello anche voi? E allora vi hanno rubato sul tempo perché... La risposta è esatta, I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, anno di pubblicazione 1726. Nardò 30, Todi 6. Dorfles. Oh, non è un romanzo, ma questo di Antonio Pascale, che pure è un bravo romanziere, qui dobbiamo fare qualcosa, sì, ma cosa? Appena pubblicato la terza, è un pamphlet, una piccola riflessione su quello che sono oggi i rapporti tra... diciamo l'opinione pubblica, le opinioni che corrono e la scienza. Che cosa mette in luce Pascale, che è un agronomo, è un po' uno scienziato oltre che uno scrittore? Dice che tutto sommato oggi il metodo scientifico non va più di moda e che vanno di moda soprattutto certe dimensioni
New Age, che sono quelli che fanno pensare che tutto quello che ha a che fare con la natura sia bello, mentre invece tutto quello che ha a che fare con la tecnologia, la cultura, la scienza sia orribile. Questo, devo ammettere, è una cosa sulla quale bisogna stare molto attenti, perché è vero che la scienza può essere pericolosa, per dire, può costruire bombe atomiche che ci spazzano tutti via dal pianeta, ma senza scienza cosa faremmo, cosa mangeremmo? Ecco, quello che secondo me è interessante di questo libro è che, pensando proprio a quel rapporto tra natura e cultura, dice Pascal, bisogna stare attenti, soprattutto ascoltare quelli che ne sanno, capiscono qualcosa, non farsi trascinare dalle mode, da ragionamenti senza senso. Uno per tutti, la moda del tè verde, dice Pascale, ci vendono addirittura i saponi al tè verde, facendo finta che facciano bene, ma come fa il tè verde passando sulla pelle a farci bene? È impossibile. Bene, riflettete prima di aderire a movimenti antiscientifici. Meditate, gente, meditate, diceva. Prima di andare sui libroni della paura, volevo ascoltare il contributo di un'autrice molto simpatica e brava, che ha a che fare con le bestie, perché ha scritto, non so, La scuola insegnata al mio cane, ha scritto Che animale le sei? Le galline volanti. Che un altro è un audiolibro, appunto, Che animale sei? Una barca nel bosco. Insomma, Paola Mastrocola, abbiamo il piacere di averla qui ospite. Tra l'altro, in marzo uscirà per Guanda la sua raccolta di poesie La felicità del galleggiante. Sentiamo cosa ci racconta invece su Bestiario. Fantastico, in contrapposizione a realistico. La letteratura fantastica è la letteratura che parla, siamo abituati a pensare ai cavalli alati, agli animali, il libro di Cortázar è assolutamente un libro del fantastico. Però direi più in generale che per me l'aggettivo fantastico e quindi la parola fantasia vale come produzione di immagini mentali, sono le figurette che si disegnano nella nostra mente, sono proprio i disegni del cuore e dell'anima di cui parlavano anche i poeti del 200. E se pensiamo poi che la parola fantasia ha la stessa etimologia della parola fantasma, ecco che ci viene ancora più chiaro l'etimologia è la parola luce, insomma, dal greco, e ci viene più chiaro che è ciò che noi formiamo dal nulla. È un'immagine di luce e anche forse qualcosa di legato alla memoria, visto che il fantasma è ciò che noi formiamo dentro di noi di una persona che non c'è più, ad esempio, ciò che ci resta, i pensieri, le idee. In questo senso io direi che tutta la letteratura in generale è fantastica, lo diceva già Borges. Ma è sempre bene ribadirlo. Cara Paola Mastrocola, ti ringraziamo appunto per questo tuo contributo. Abbiamo anche intuito, si capiva appunto quando ha parlato di etimologia, che è anche un insegnante, dato gli insegna un liceo torinese. Gli insegnanti possono no, non di soltanto etimologia. Per quello, però insomma si capisce lo stile di chi normalmente insegna. Allora, io mi stavo quasi per lanciare in un gioco, ma poi vedo un ragazzo che ha ghindato in maniera curiosa con un cappello. Chi te l'ha dato questo cappello? Vieni, vieni pure. Questo significa che appunto Todi ha intenzione di giocare il jolly in corrispondenza del gioco Fuori gli autori. Se tu sei pronto, labbra serrate, mi raccomando, il titolo da mimare ai tuoi compagni è questo. Via, via il tempo. Resurrezione! Accidenti! Complimenti, ci avete messo pochissimi secondi. Ci sono arrivati in un lampo. Eh sì, dalla morte alla resurrezione, non c'era modo migliore, diciamo, per mimare questo titolo. Bene, abbiamo espletato questa pratica, questo significherà allora maggiore attenzione da parte vostra nel gioco che stiamo per affrontare adesso, vale a dire Fuori gli autori. Portate il microfono. Prego, i vari concorrenti, eccoli qua, i 10 piccoli indiani, come li chiamavamo una volta, si fa gara a non essere per primi, insomma, invece è toccato a voi, siete le prime, potete salire sul nostro libro per rispondere a queste domande. Comincerò da voi, che siete, da Arianna, che giustamente siamo 30-6 per Nardò contro Todi, sì. Allora, comincerò da voi che siete al momento, no, comincio da voi che siete in svantaggio, chiedo scusa. Allora, confessioni di un italiano. Niente. La Divina Commedia. Dante. Questa era facile. Decamerone. Petrarca.
Accidenti, vabbè, è un lapsus perché sicuramente lo sa, ma l'emozione in questi momenti gioca brutti scherzi. Il grande Gatsby. No, via, via. Niente da fare. Allora, ne stanno cadendo come mosche, però adesso vediamo se ci riprendiamo un attimo. La Tempesta. Shakespeare. È lui. Padri e Figli. Turgenev. È lui. Rosso Malpelo. Verga. Sì. Angeli e Demoni. Dan Brown. È Dan Brown. La Solitudine dei Numeri Primi. Paolo Giordano. Bravissimo. Le Mezzogne della Notte. Ce l'hai 2 secondi per riflettere, però 2. Niente. No, non è niente da fare, era Bufalino. Vita di Galileo. Brecht. Brecht. La Vita Agra. Bianciardi. Sì. I Dolori del Giovane Werther. Goethe. 6 personaggi in cerca d'autore. Pirandello. Il Milione. Marco Polo. L'Educazione Sentimentale. Steinbeck. No, era Flaubert. Narciso e Boccadoro. S. Sì. La Prosivendola. Ah, questo non si legge più, pensavo... Va bene, Pane e Tempesta. Niente da fare, neanche questo forse è tra i più famosi. Comunque, La Vedova Scaltra. Ci salutiamo così? Addirittura. E allora vince Tosi. Allora, potete accomodarvi, prego, il microfono lo puoi... Era forte lui che aveva adesso il microfono, che diceva sempre nome e cognome di tutti gli autori, no? È curioso anche questo fatto. Allora, I Caduti in Battaglia. Ma andiamo maluccio sul povero Ippolito Nievo, che una volta era il considerato un padre della nostra letteratura, invece qui è stato ignorato insieme a Boccaccio, ma questo probabilmente era soltanto un lapsus. Sì. Il grande Gatsby di Fitzgerald, non mi ricordo se abbiamo mai giocato, forse mi sa di sì, uno dei primi anni. Credo sì. Di sì. Poi andiamo alle Menzogne della Notte di Gesualdo Bufalino, questo capisco non essere un libro notissimo. Mm-hmm. L'Educazione Sentimentale è di Flaubert, ma questo devo ammettere, ci abbiamo sì, giocato ed questo. È un grande classico. Mentre invece Pennac e Benny, rispettivamente La Prosivendola e Pane e Tempesta, curiosamente non piacciono ai ragazzi. Non è la prima volta che notiamo che questi che una volta erano considerati... Già 10 anni fa, per esempio, sì, Pennac... Evidentemente Pennac e Benny non sono più amati, sono stati cancellati dai giovani. Forse meno non letti, è una tragedia, ma comunque qualcosa si perde. E infine La Vedova Scalta, si intende, era di Goldoni. Era di Goldoni, va bene. Quindi anche in questo caso il Jolly è stato ben giocato, perché Todi raddoppia i 6 punti e rosicchia il vantaggio che aveva accumulato Nardò. Al momento la situazione è 30-18, ovviamente Nardò contro Todi. Dorfles, abbiamo, prima di procedere al prossimo gioco, un libro velocissimo da annunciare. Guardi, velocissimo. Gianluigi Beccaria, grande esperto di linguistica, ha scritto un libro sul cibo, si intitola Misticanze, mescolanze di cibo, sottotitolo Parole del gusto, linguaggi del cibo. È la storia di come si usano le parole nel descrivere quello che noi mangiamo. Devo dire, storia affascinante, non soltanto perché naturalmente è molto divertente scoprire cosa c'è dietro una ricetta, dentro un ingrediente, come si misurano gli ingredienti nelle singole ricette, ma perché in fondo questa dimensione della cucina è forse una delle espressioni più alte della cultura umana. Secondo me, lì, nel momento in cui noi prendiamo dalla natura qualcosa e la trasformiamo in un cibo cucinandolo, ce la mettiamo tutta per distaccarci dalla nostra animalità. Va bene, grazie di questo salto che abbiamo fatto, insomma, così tra i fornelli. So che lei è un buon gustaio, tra l'altro sono stato a cena spesso con lei, ho visto che dietro quest'aria così austera, poi alla fine con la forchetta, però vengo svelato nei miei... Ci mancherebbe altro. Allora, i vizi peggiori. Peggiori, ce n'è di peggio, Dorfes. Allora, andiamo avanti. 30 Nardò, 18 Todi. E il prossimo gioco è Frankenstein. Un cavallo molto imbizzarrito, appunto, in occasione di questo Frankenstein. Siete pronti, ragazzi, con le vostre lavagne? Qua non conta, diciamo, il tempo. Avete, certo, 1 minuto a disposizione, ma non conta chi finisce per primo. Quindi prendetevelo tutto e cercate di individuare i 6... Ah, la busta, certo, giustamente vi devo dare la busta. È un aiuto in più, anche se poi, insomma, sui vostri monitor compaiono anche queste parole che sto per leggervi. Quindi il tempo può partire adesso, potete aprire la busta. Vi leggo la creatura, la strana creatura di oggi...
che fa così. La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio e sospettoso della portinaia, al numero 7 di Rue de Grenelle. Fermina Daza, il cui carattere selvatico si era addolcito col passare degli anni, prese al volo l'imprudenza della lingua del marito, il moro, e a distanza di mezz'ora in cielo erano rimasti solo 4 aquiloni. Io la trovo poetica oggi, guarda un po'. È proprio, ma insomma, parte che siamo partiti dalla poesia. Uno parte con la donzelletta e poi casca in mezzo alla cagnaccia, fa un po' spavento. Sì, però po'... è vero che si tratta di qualcosa che potrebbe alludere alla fantasia di cui parlava prima. Tra le altre cose, stava dicendo... No, che ricordava un po' la dimensione del fantastico citata da Mastro Cola. Qui la poesia effettivamente è molto fantastica. Tra l'altro... Sempre che Frankenstein possa Frankenstein produrlo. È scaduto il tempo, ragazzi. Non scrivete più, grazie. Grazie, non scrivete più. No, non scrivete. Allora, ci siamo. Andiamo a leggere... Todin scrive 5 di titoli. 1, 2, 3, 4, il quinto è incomprensibile. Si capisce. Dunque. L'affare Moro, in ogni caso non era giusto, vabbè. Comunque. Allora, andiamo per ordine. La donzelletta viene dalla campagna. È il sabato del villaggio e l'abbiamo entrambe indovinato. Le squadre l'hanno indovinato. Poi c'era l'eleganza del riccio, quando si parlava del numero 7 di Rue de Grenelle. E anche qui c'è l'eleganza del riccio, ma viene prima la lupa di Verga, che qui... c'è in tutti e due anche le nostre... loro, insomma, l'hanno scritto dopo, ma è anche la lupa di Verga con quell'andare randagio e sospettoso. Era il cacciatore di aquiloni c'è in ambedue i casi, ma non è l'affare Moro quello di cui si parlava, bensì un altro Moro, quello di Venezia. Otello. Che E infatti, appunto, i cinque titoli individuati da Todi sono giusti, e così come sono giusti anche i quattro. Ne mancava uno all'appello. L'appello, nessuno di voi ha riconosciuto in Fermina Daza la protagonista femminile dell'amore ai tempi del colera di Márquez, insomma uno dei libri più, dei romanzi più belli della storia. Che ne pensi Dorfless, che non ama i sudamericani? No, come? Non ho mai detto che non mi piace Márquez. No, ma questo lo so che insomma... Non mi attribuisca... Lo apprezza anche lei. Va bene, allora, piccolo riepilogo prima di affrontare la sfida finale. 23, Todi, 34, Nardò. Il prossimo libro con il quale giocheremo, ci confronteremo domenica prossima, è Il ragazzo rapito di Stevenson. Posso chiedere una cosa? Ma certo, ne ha facoltà. Non abbiamo chiesto ai ragazzi cosa pensano di questo libro così straordinario e curioso. È molto distante da quello che di solito si dice piace ai ragazzi, perché non parla della loro vita, parla di una cosa talmente fantastica che mi piacerebbe sapere cosa ne pensano. Chiediamolo, escludiamo le facce atterrite e andiamo invece a sentire quelli che vogliono, sono disposti, disponibili anche a dare la loro opinione su questo. Chi vuole i portavoce, qualcun altro? No, che fai? Tu dici Simona, no, se uno si offre volontario, certo, altrimenti. Sei tu? Sì. Dici allora, ecco, Dorfless era curioso e io mi allineo a Dorfless. Dunque, a me il libro è piaciuto molto. La cosa che mi ha colpito di più probabilmente è che mentre prima nei libri, negli autori che vengono prima di Cortázar, si tende comunque a rendere sempre gli animali umani. Qui è l'umano che viene. Che scende a livelli animali, cioè si vede la bestialità dell'essere umano. Questo è quello che mi ha colpito di più. Le è piaciuto questo rilievo? Niente male. Sentiamo di qua anche un esponente dei Salentini. È già stato. Sei tu direttamente. Enrico. Sì, credo di parlare a nome della mia classe. Diciamo che è un libro lontano dalla sensibilità di tutti i giorni, non siamo abituati a leggere un libro di tal genere. Però diciamo che questa storia, questo misto di thriller, di fantastico, ci ha fatto cervellare parecchio. E diciamo che non basta una sola lettura per poter comprendere a fondo il significato dei vari racconti. Quindi diciamo però, così, il mistero, il giallo mistero è la caratteristica che più vi ha colpito al di là delle letture metaforiche, insomma, contenutistiche della cosa in sé. Ma vabbè, certo, anche qui insomma lo stile sicuramente mi sembra interessante questa cosa di dire che effettivamente pur essendo distante dalla loro sensibilità introduce un problema, una dimensione di riflessione. Questa mi sembra una buona cosa. Va bene, si fa piacere che insomma in qualche modo l'abbiate gradito e non sia stato soltanto un dovere studiarlo, insomma, leggerlo a fondo, perché comunque questo leggerlo a fondo vi servirà soprattutto adesso che stiamo per giocare a 2 di 3. Non
Non credo abbiamo tempo ancora per telefonate, per il nostro gioco. Ripetiamo semplicemente la definizione: collaudo divino, e quindi rigiocheremo con voi che ci seguite da casa per telefono, appunto, da domenica prossima. Allora, da chi vado? Vado da Nardò, che al momento è in vantaggio, 34-23, bellissima sfida, appunto. Io non neanche ho preso le buste da 5, perché tanto nessuno ne le vuole, quindi poi nel caso la prendo. Insomma, tra 30 e 15, quale scegliete? Iniziamo con 15. 15. Blu o rossa? Rossa. Come sapete, in questa gara non sono ammessi ripensamenti, quindi Enrico, mi raccomando di dare una risposta precisa, senza possibilità di correggerti. La domanda da 15 che vi riguarda è questa. Irene e suo fratello, incalzati da misteriose presenze, sono costretti ad abbandonare precipitosamente la loro casa e non fanno in tempo a recuperare i soldi lasciati nell'armadio della camera da letto. Di quanti pesos si tratta? Un minuto da adesso. 15.000 pesos. La risposta è esatta, 15.000 pesos. Forse non era complicatissima, ma d'altronde, insomma, il libro non è di quei tomoni enormi che, insomma, nei quali possono annidarsi domande complicate, però questo non significa che dobbiate abbassare la guardia. Jacopo, cosa rispondiamo a questo affronto da 15? 30. Da 30, per dici forza. Tu, facciamogli paura, vediamo un attimo. Blu o rossa? Blu. Blu. Allora, la domanda da 30 che vi riguarda è la seguente. La piccola Isabel, insieme a Nino, raccolgono esemplari per il loro erbario. Prima di addormentarsi, la bambina scrive alcune note riguardanti la foglia numero 74, verde, con puntine marroni. Mi sapete dire, secondo le sue note, che forma ha questa foglia? Un minuto da adesso. Cuore. Siete sicuri? Forma cuore. Forma di cuore. Perfetto. La risposta è... Bene, punteggi alti per tutte e due le squadre. Resto qui da te, resto qui da Todi, perché adesso... volete per caso domande da 5? No? No. Allora vi farò la domanda da 15, blu, visto che già una domanda da 15 è stata usata dai vostri compagni avversari di Nardò. La domanda da 15 libri per voi è questa. Nel curioso bestiario immaginato da Cortázar ci sono le mancuspie. Le madri vengono abitualmente nutrite con avena al malto, ma due volte alla settimana gli viene somministrato anche un altro alimento. Vorremmo sapere da voi quale alimento, in un minuto di tempo. Allora, latte con vino bianco. Deve essere una schifezza straordinaria, sì. Però insomma è la risposta. Sì. Domanda da 30. Rossa, va bene? Va bene. C'è solo questa, tanto. Vengo da voi. Cosa? È alto come punteggio, perché se rispondete esattamente a questa andate a 79 ed è il primo? Terzo? No, insomma, non è il 3. Però ragazzi, abbiamo possibilità di rivederci, insomma, in quel di aprile. Allora, 68-49 per Todi al momento, ma appunto manca questa domanda da 30 che ora rivolgerò a Enrico in rappresentanza della classe di Nardò. Un biglietto anonimo mette in guardia Mario, il nuovo fidanzato di Delia, ricordandogli le circostanze in cui è morto uno degli uomini che lo hanno preceduto. Tra virgolette, io al suo posto farei attenzione allo scalino del cancello. Dalla busta esce un leggero profumo. Di che profumo si tratta? Via, al minuto di tempo. Sicuro? Mandorla. Mandorla, mi dici mandorla, cioè, potreste completare, non è completa, ci siamo, l'odore è quello, ma manca un elemento per dire, per poter accettare questa risposta come valida. Dai. Corrono i secondi, ne restano ancora 19 a vostra disposizione. Mandorla amara. Non è la specifica che vi chiedevamo, nel senso che l'odore è sicuramente quello, però c'è un altro elemento. Voi sapevate qual era la risposta? Latte di mandorle. No, era sapone alle mandorle, quindi mandorle giusto. Quindi,
per questo detergente che da questo momento in poi maledirete voi ragazzi di Nardò, non posso segnarvi 30 punti. Questo significa che Todi vince la puntata di oggi. Punti. Complimenti ai ragazzi umbri e altrettanti complimenti, anche perché veramente siete caduti nell'ultimo ostacolo per questo sapone, ma era ovviamente un elemento importante da dire nella... Certo Enrico, vorrei poi... salutare la nostra amica Silvia che non è potuta venire in quanto è malata. Salutiamo, mi accudo anch'io al saluto a Silvia che magari avrebbe detto sapone alle mandorle. Lei. Vabbè. In ogni caso bellissima gara, mi complimento con voi e complimenti anche così per la vostra, per lo spirito con il quale siete venuti a giocare, per la vostra vivacità. Quindi grazie, grazie davvero. No! Lei dovrebbe andare a Giochi Senza Frontiere così, perché adesso non lo fanno più. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia in quest'oretta. Grazie a Piero Dorfles. La prossima volta il ragazzo rapito di Stevenson. Il ragazzo rapito di Stevenson. Vi aspettiamo alle 18 Rai 3 domenica prossima. Grazie.